Rieccoci insieme, siamo sempre con il professor Marco Borga, ordinario di idrologia all'Università di Padova. Professore, lei diceva cambiamento che è stato riscontrato nell'ambito del nostro nord-est, grosso modo, del Triveneto, che porta delle implicazioni, quindi aumento della piovosità sostanzialmente, corretto, della frequenza ma anche della quanti cioè, anche quantità di tempo di una precipitazione, tipo quello che è successo in alcune zone di recente. Sì, beh, questi cambiamenti non sono solo limitati alle nostre regioni, ma sono piuttosto comuni su tutto l'arco alpino, quindi anche i cambiamenti, anche le manifestazioni importanti che abbiamo visto in Liguria, sono manifestazioni di questo tipo di fenomeni. Premetto subito che riconoscere l'impronta climatica poi in singoli eventi di piena è sempre estremamente difficile. C'è tutta una disciplina scientifica che si occupa di questo, ma prima di riuscire a dire questo fenomeno è chiaramente legato al cambiamento climatico, occorre fare tutta una serie di verifiche che sono alla fine solo comunque modellistiche e Certo. quindi lasciano spazio anche a diverse interpretazioni. Però le implicazioni, cioè se noi veniamo comunque scientificamente a dimostrare che c'è stato, come lei accennava, un cambiamento relativo a un certo territorio, un certo ambito, quindi vuol dire che da qua a qualche anno le cose non cambiano, bisogna che cambi il modo di vivere dell'uomo. Quindi quali sono le implicazioni a cui lei faceva cenno di questi cambiamenti? Quindi le Beh, allora, ricadute. prego. Le ricadute. Allora, quello che noi ci aspettiamo è che con un aumento importante delle precipitazioni intense di durata sottogiornaliera, subgiornaliera, possano essere di interesse, cioè possano vedere un incremento nella frequenza, i fenomeni di piena improvvisa, i fenomeni quindi collegati alle colate detritiche, alle frane, quando noi siamo in montagna, oppure i fenomeni di inondazione urbana, quando noi siamo in città. Sono questi i due sistemi che sono più fragili rispetto ai cambiamenti che noi siamo in grado di distinguere nei dati. Oh, badate bene, non è che non ci aspettiamo più una piena come quella del 66. Queste piene, ancorché non siano direttamente quelle vedono un aumento un incremento di frequenza nei dati e nelle proiezioni modellistiche, possono comunque verificarsi ed è molto probabile che si verificheranno ancora in futuro. Il fenomeno Vaia non è risultato in un nuovo 66 solo perché determinatosi come una sequenza di due eventi intervallati da qualche ora di assenza di precipitazione che ha permesso al terreno di infiltrare una buona parte di acqua che stava precipitando. E Chiaro. quindi è solo per questo motivo che quell'evento non si è trasformato in un evento come quello che ha in maniera così significativa segnato le nostre comunità nel 1966. Perché ricordiamolo, è ancora quello l'evento a cui si fa riferimento quando si pensa ad un fenomeno di piena per anche ancora per disegnare e progettare le opere di difesa. Ecco, lei fa riferimento, sì, prego, lei fa riferimento al 1966, alla piena straordinaria, ma quanto è da imputare anche all'opera dell'uomo, sia in senso positivo che in senso negativo? Ovvero, nel 1966 eravamo strutturati per far fronte, quindi gli argini, le arginature, i bacini di laminazione e quant'altro, far fronte a un certo tipo di piena. E avevamo quindi anche le semplici pompe attrezzate nei sotterranei, eccetera, c'erano oppure no, forse non così a questo livello. Ma d'altro canto eravamo urbanizzati come lo siamo ora, dove c'erano campi e adesso ci sono lastre di cemento, costruzioni, strade, eccetera, ben poco è lasciato al verde, alberi non ce ne sono più, quindi sia in positivo che in negativo, siamo in una situazione completamente diversa o no? È vero, siamo in una situazione completamente diversa, ma in alcuni casi in bene e in altri in male, direi. Allora, dove siamo messi meglio? Beh, forse il confronto 1966-evento Vaia può illustrare alcuni di questi confronti, no?
da una parte siamo diventati molto più bravi nel prevedere gli eventi. C'è stata un'evoluzione tecnico-scientifica nella capacità di prevedere gli eventi meteorologici intensi, formidabile, e una evoluzione nella capacità di prevedere gli eventi idrologici, altrettanto importante. Combinando queste due cose, abbiamo la capacità di prevedere le piene nel reticolo idrografico, che non si dava nel 1966 e che vediamo riflessa nel diverso impatto. La piena del 66 ha determinato perdite di vite umane estremamente importanti. L'evento Vaia, nonostante chilometri e chilometri di strade soggette ai disastri legati alle foreste, e quindi rendendo il percorso su queste strade estremamente vulnerabile, ha visto perdite di vita umana purtroppo, ma su quantità estremamente più ridotte. Quindi siamo diventati più bravi in determinate cose. Vediamo anche lei diceva prima che non ci sono più alberi. Non sarei tanto sicuro di questa affermazione. Le nostre foreste sono aumentate in estensione in maniera importante negli ultimi 60-70 anni. E questo lo vediamo anche come rischio. La piena del 1966 si è accompagnata con venti molto importanti, ma quei venti hanno avuto di fronte un popolamento forestale non troppo alto e molto più ridotto in superficie rispetto a quello attuale. E quindi venti che in determinati casi erano simili a quelli di Vaia hanno prodotto danni molto molto inferiori. I danni che abbiamo notato con Vaia sono danni che sono legati anche alle diverse caratteristiche del popolamento forestale. Più che si dispone su superfici molto più importanti e su altezze, su quote, che sono molto diverse da quelle rispetto alla vegetazione del 1966. Assolutamente. Quindi quella vegetazione è anche in grado di avere dei risvolti positivi per quel che riguarda la capacità di attenuare le piene, per esempio. Non le piene più importanti, magari, ma le piene più modeste, senz'altro. Ma le città sono urbanizzatissime, cioè siamo un territorio con una cementificazione molto molto elevata. Questo influenza, condiziona, cioè si continua comunque a costruire. E quindi dove Non c'è sparisce dubbio, un braccio, non c'è dove sparisce dubbio. un prato, dove c'è un'aiuola, insomma la capacità di recepimento, bastano due foglie, chiude il tombino e l'acqua dove va? Questa era un po' la conseguenza. Non c'è dubbio, non c'è dubbio. Se prima la pressione antropica era in qualche maniera importante anche nelle zone montane, basti pensare alle fotografie che abbiamo di qualche area montana, che so, agli albori del secolo scorso, vedevamo montagne completamente prive di vegetazione. E oggi quella pressione antropica è assai minore nelle aree montane, magari localizzata in determinate località o determinati fondi valle, ma si è completamente trasferita sui fondovalle. E quindi abbiamo, come dire, una trasformazione del sistema di rischio idrologico, del sistema rischio di piena. E abbiamo una minore capacità dei terreni di fondovalle di infiltrare. Quindi una maggiore propensione di questi territori a formare deflusso, quindi una maggiore vulnerabilità. Abbiamo anche una ricchezza molto più diffusa e una ricchezza che è esposta al rischio di piena. E quindi abbiamo la combinazione di due fattori importanti. Si infiltra meno precipitazione e quel deflusso di piena che può diventare importante può più frequentemente incontrare abitazioni, incontrare infrastrutture che sono estremamente più complesse, estremamente più costose rispetto a quelle che trovavamo sullo stesso territorio 60-70 anni fa. E questo ha delle implicazioni importanti. Quindi devo dire che è anche aumentata la cultura della gestione del rischio, ma probabilmente non è aumentata nella stessa maniera in cui sono aumentate le nostre capacità di previsione.
Ah, Se infatti. quelle sono aumentate in maniera importante, la nostra capacità di gestire il rischio localmente lo è senz'altro di meno. E questa è un'ovvia, come dire, un'ovvia spiegazione. La gestione del rischio nasce anche da una negoziazione sociale. Non tutti sono soggetti allo stesso rischio, non tutti generano lo stesso rischio e quindi la gestione del rischio è sempre una questione di negoziazione fra gruppi sociali diversi e gruppi che possono avere un minore o un migliore accesso ai decisori tecnici e politici. E da lì nascono poi le difficoltà nella gestione del rischio. Ecco, voi come studiosi, lei come docente, ma studioso proprio di queste materie, quanto riuscite a interagire con i decisori pubblici? Perché poi effettivamente i sindaci lamentano i disastri che capitano nei loro comuni, ma sono i primi poi ad autorizzare, dare i permessi per costruire, edificare nel proprio territorio. Venite sentiti prima, perché adesso sappiamo che ci sono degli studi idrogeologici che riguardano poi in modo particolare certe aree del Veneto che darebbero delle valutazioni di non idoneità all'edificazione, all'abitabilità di certe aree. È così. È così, e io professionalmente ho soprattutto contatti con il Trentino e con l'Alto Adige, che sono le regioni da cui provengo, e devo dire che lì, come dire, c'è un contatto proficuo e continuo con chi si occupa di queste cose da un punto di, localmente, di queste cose da un punto di vista tecnico e scientifico. Altri miei colleghi hanno senz'altro dei contatti importanti e significativi con la sfera pubblica in Veneto, quindi non posso dire che chi si occupa di queste cose, decisori tecnici e politici, siano impermeabili alle indicazioni che vengono dall'ambiente accademico, tutt'altro. No, questo è molto importante, quindi c'è una collaborazione, cioè noi, i cittadini magari non ne sono a conoscenza, ma esiste una collaborazione, una consapevolezza che magari un tempo non c'era, forse. Esiste, ovviamente esiste perché gran parte dei tecnici che lavorano nelle varie agenzie che di questo si occupano in regione vengono dalle nostre università e mantengono con le nostre università delle relazioni importanti. Quindi da questo punto di vista non posso lamentare nella difficile relazione fra ambiente accademico e decisori tecnici e politici, una difficoltà specifica. Una difficoltà specifica insorge quando si tratta di decidere caso per caso se edificare oppure no, oppure se pubblicare oppure no determinate mappe del rischio che nel momento in cui sono pubblicate legano un po' la mano ai decisori politici e quindi hanno delle implicazioni economiche anche importanti. Quindi La è ricaduta, su questo tavolo la difficoltà. la percezione del rischio però riguarda anche le persone, qui c'è l'aspetto umano che entra in gioco. Voi anche in passato, proprio dopo il seguito di Vibe nel 2018-19, avete fatto anche una ricerca di metodologie di analisi delle piene improvvise con le analisi della reazione delle popolazioni coinvolte a vario titolo, che cambiano anche l'esito finale delle varie catastrofi, no? Come le persone sanno reagire, non sanno reagire, qui la percezione del rischio. E il comportamento conseguente, quindi anche un fattore educativo, culturale, no? Certo, io mi sono occupato spesso di questo perché essendomi occupato di piene improvvise, chi si occupa di piene improvvise e vuole fare una previsione di questi fenomeni, vorrebbe anche riuscire ad avere, un impatto sulla capacità di allertare la popolazione. E quando ci siamo avvicinati a questo tema, ci siamo accorti di essere, privi delle conoscenze fondamentali per poter dire qualcosa di significativo, abbiamo cominciato a collaborare con scienziati sociali, quindi scienziati che hanno come loro primario obiettivo quello di capire le modalità con cui il rischio viene percepito. E questo ci dà delle indicazioni estremamente importanti su come
noi potremmo agire. Questa è una sfera su cui ci sono amplissimi margini di manovra, su cui si fa relativamente poco, a mio avviso, ma su cui c'è realmente da fare. Basta pensare che la grande piena tedesca, la piena di questo luglio, quella che ha determinato un numero di persone, di morti in maggiore di 150, se ben ricordo a questo punto, quella piena ha avuto quegli esiti così nefasti proprio per un'incapacità di trasmettere delle previsioni, tutto sommato, abbastanza realistiche alla popolazione. E Aspetta. quindi l'analisi della percezione è realmente critica nel momento in cui noi vogliamo limitare l'impatto di questi eventi. E qua c'è moltissimo da fare. In particolare direi che quello che noi abbiamo fatto, io qua, gran parte degli studi che ho fatto negli ultimi anni muove da uno sbigottimento, cioè dal fatto proprio, come le ho detto prima, che l'evento Vaia, uno sbigottimento direi positivo, Sì. l'evento Vaia, nonostante chilometri e chilometri di strade ricoperti da piante che si sono abbattute in secondi, in un momento della giornata che è dove tipicamente quelle strade sono percorse da centinaia di persone, bene, per questi fatti le persone morte sono tre o quattro. Quindi ovviamente sono numeri di nuovo importanti, sono casi che sono significativi, ma rispetto a quello che poteva verificarsi, abbiamo un evento estremamente positivo. E Aspetta. qui quindi abbiamo avuto la capacità di fare delle previsioni ben fatte e la possibilità di trasmetterla ad una comunità che era preparata per quelle previsioni, se non altro perché le scuole erano state chiuse. Erano stati chiusi molte industrie, molti uffici, per cui l'ambiente sociale era preparato ad aspettarsi qualcosa di molto importante e quindi gran parte della popolazione non si è messa in moto in un momento in cui naturalmente in condizione ordinaria si mette in moto. E quindi questo ci fa capire come siano a volte delle cose molto sottili. Fare una buona previsione e accompagnarla con delle indicazioni precise sul fatto che le scuole sono chiuse, sul fatto che gli ambienti di lavoro sono chiusi. Si tratta di decisioni importanti dal punto di vista politico, ma che hanno un esito fondamentale poi per quel che riguarda la sicurezza delle popolazioni. Assolutamente. Tante volte l'altro fattore viene imputata le conseguenze dannose appunto a cioè mancata igiene, mancata pulizia di canali, strade, quant'altro, alvei dei fiumi, eccetera. E poco alle scelte edilizie, no, che vengono fatte. Anche lì è un fattore culturale, cioè insegnare alle persone che se uno compra una casa con un garage sotterraneo, la famosa mansarda taverna sotterranea, una volta si poteva permetterselo, adesso è un fattore di rischio. Potrebbe pian pianino portare a scelte edilizie di diverso tipo, cioè tutti vogliono magari non avere il garage sotterraneo, ovvio che non verrà più costruito perché non è scelto dalle persone, per fare un esempio, perché non è sufficiente pulire l'alveo del fiume o il tombino, quando l'acqua arriva invade tutto. Potrebbe anche essere una cosa del genere, condizionare le scelte edilizie in base a una consapevolezza diversa delle persone. Non c'è dubbio, c'è tutta una maniera di costruire, di costruire sia i diversi mobili che soprattutto il tessuto tra una casa e l'altra sostanzialmente, quindi i parchi, i parcheggi, gli ambienti aperti, ma che rimangono comunque sempre urbanizzati. C'è tutta una maniera nuova, relativamente nuova perché ormai almeno 15-20 anni che se ne parla, che va sotto il nome vasto di infrastrutture verdi, che ha senz'altro degli impatti positivi, nel senso di diminuire l'impatto delle piene, soprattutto delle piene poi improvvise. Anche se dobbiamo riconoscere che queste nuove modalità importanti nella gestione delle piene ordinarie possono poi mostrare la corda di fronte agli eventi veramente importanti. Questo l'abbiamo visto
quest'estate di nuovo, mi scusi se faccio un esempio legato alla quasi quotidianità. E non so se il nostro ascoltatore, lei si ricorda dell'evento che si è verificato in Cina con la piena che è arrivata addirittura nella metropolitana, Sì, portando a assolutamente. decine di morti. E che cosa è successo? Le nuove città cinesi sono costruite secondo criteri di città spugna, quindi tenendo presente questi criteri di infrastrutture verdi. Ma lì, di fronte ad eventi molto importanti, anche questo tipo di pianificazione del territorio ha mostrato la corda. Quindi, in questi casi, è importante di nuovo riuscire a prevedere quello che si sta verificando in tempo reale e riuscire a avere una comunità di persone intorno a noi che è conscia del pericolo. È conscia del fatto che ci possono essere questi eventi e di che cosa si deve e si possa fare per contrastarli e mettersi in sicurezza. Questo è Assolutamente. fondamentale. E quindi è fondamentale, per esempio, avere un accesso alle scuole per poter interagire con gli studenti su questi temi. È importante perché interagendo con le scuole si interagisce anche con le famiglie che ci sono dietro, sono collegate e quindi c'è una leva sociale estremamente importante facendo questo. Professore, un'ultima cosa, la desertificazione invece, che è un'altra questione, che parliamo di forte piovosità, poi ci troviamo in certi periodi a parlare invece di fenomeni importanti di desertificazione e di siccità estremamente prolungati. Fa sempre parte di questi cambiamenti in atto o rientra un po' nella fisiologia del tutto? No, questi sono di nuovo, è l'altro lato della medaglia. Basti pensare, per esempio, alla evoluzione che stanno avendo gli inverni. C'è un nuovo fenomeno, che in inglese viene detto snowdrought, e quindi che cosa rappresenta? Rappresenta, la siccità invernale, cioè il fatto che ci possono essere, e sono molto sempre più frequenti, inverni con poca neve o con neve che viene sostituita da pioggia e quindi lasciano alle porte della primavera uno stock di acqua in montagna in presenza sotto forma di neve che è sempre più ridotto. E questo ha delle conseguenze sulla fragilità delle nostre infrastrutture idrauliche, magari sull'incapacità di servire i fabbisogni, per esempio irrigui, che sono invece, in relazione all'aumento delle temperature, sempre più sostenuti. Quindi da una parte abbiamo una minore capacità dell'idrologia di fornire acqua ed un maggior fabbisogno dall'altra parte di acqua per contrastare le temperature che sono costantemente in aumento. E questo segnala dei periodi di crisi importanti. Nonostante i ghiacciai si stiano sciogliendo e quindi dovrebbero liberare dell'acqua. Non Ma nel è nord-est sufficiente. i ghiacciai, dal punto di vista della capacità di sostenere i deflussi idraulici, quando parliamo di fabbisogni irrigui, quindi quando parliamo di pianura, hanno un impatto relativamente modesto. Chiaro, no. I ghiacciai, da questo punto di vista, non riescono più a sostenere i deflussi in maniera significativa. Chiaro. Perfetto, guardi professore, lei è stato gentilissimo, anche molto chiaro, ci ha spiegato un fenomeno che è estremamente complesso, che è in atto, però almeno ci siamo fatti un po' un'idea di diversi fattori. Speriamo di poter riavere, non per circostanze che si verifichino, ma riavere con noi, magari anche qui presente in studio, anche se sappiamo che comunque il collegamento, pur lei facendo parte della struttura universitaria dell'Università di Padova e collaborando anche con Rovigo, lei è a Trento, per cui è in più luoghi contemporaneamente. La ringraziamo del tempo che ci ha dedicato. Buon lavoro, buoni studi, buon insegnamento. Grazie. E voi telespettatori, grazie di averci seguito in questa parte dell'intervista. Restate con noi. Dopo la pubblicità, altre interviste con i nostri ospiti. Grazie. Grazie a voi per l'opportunità, grazie Grazie. mille.